Buongiorno a tutti, benvenuti innanzitutto, grazie per aver partecipato a questa conferenza. Spero di non farvi addormentare, spero che di comunicarvi con questa mia chiacchierata così un po' di emozioni di quelle che ho provato io quando sono andato con alcuni amici a fare questo viaggio di carattere astronomico in Namibia. Allora, mi scuso in anticipo, siccome ho preso una storta non sarò tanto mobile, quindi essenzialmente parlerò da seduto. E, allora, dopo la conferenza ci sarà, penso, uno spazio dedicato alle domande, però se qualcuno non avesse chiaro qualche cosa oppure avesse qualche domanda, non abbiate paura a interrompermi, perché è importante che ci sia la partecipazione del pubblico. Allora, di che cosa parliamo? Una breve introduzione su quello di cui parlerò. Allora, il perché di questo viaggio, poi ci sarà... Diciamo che io parlerò, ma soprattutto parleranno le fotografie, sia quelle dei panorami, sia quelle degli oggetti celesti che siamo andati a fotografare. Diciamo, qualche scorcio di paesaggio di giorno, è una terra molto selvaggia, lo vedrete. Poi la preparazione del viaggio è stato un viaggio di una preparazione molto complessa, e poi vedrete il perché. Allora, un po' di fotografie sul cielo australe ad occhio nudo, che cosa significa vedere il cielo australe da quei posti lì, e poi una serie di fotografie di oggetti, una selezione di oggetti del cielo australe, questo non ad occhio nudo ma effettuati al telescopio. E poi, infine, un filmato time-lapse, un filmato da decine di minuti, è un filmato con sottofondo di musica. I filmati time-lapse sono dei filmati in cui vengono prese tante fotografie con la macchina fotografica e poi vengono tutte montate insieme e accelerate in un filmato che fa vedere, quindi è utile per... No, quindi non è fatto con la telecamera ma con la macchina fotografica, ed è utile per far vedere in modo accelerato l'evoluzione di fenomeni che sono lenti nel loro svolgersi. E come vedremo, la rotazione della volta celeste e tutti i fenomeni che si vedono in cielo ad occhio nudo sono veramente un ottimo candidato per questo tipo di applicazione. Allora, la prima cosa di cui parlerò è perché siamo andati lì. Naturalmente il primo discorso è: io sono molto appassionato, faccio spesso, quando i soldi, la salute e il tempo lo permettono, questi viaggi per andare a vedere dei fenomeni astronomici. Eclissi di sole, recentemente sono stato qualche settimana fa oltre al circolo polare artico in Norvegia a fotografare le aurore. E mi piace, ho un gruppo di amici con cui condivido questa passione per l'astronomia e ci piace andare in giro a vivere l'avventura in prima persona. Allora, perché Namibia? Allora, tanto vediamo un po', la Namibia è la ex Africa del Sud-Ovest, quindi un pochino più a nord-ovest del Sudafrica. Ed è una nazione giovane, perché ha ottenuto l'indipendenza 20 anni fa, ed è attraversata, si trova grosso modo tra i 15 e i 25 gradi di latitudine sud, ed è attraversata dal tropico del Capricorno, quindi a 20 gradi e 27 primi di latitudine sud. Il posto dove ci trovavamo noi era esattamente sul tropico, quindi a circa 23 gradi di latitudine sud. Quindi, se fate il conto, circa 23 più 45, 44, siamo a circa 67 gradi più a sud di dove si trova la Liguria, dove si trova l'Italia del Nord. Allora, il posto dove eravamo era questo qui, segnato sulla mappa lì a destra, a circa 200 km dalla capitale, a sud-est della capitale Windhoek. Perché la Namibia? Allora, la Namibia ha una caratteristica: è un paese con una densità abitativa bassissima. Fate conto, qui le cifre lo dicono chiaramente, è una superficie di oltre il doppio dell'Italia, con 2 milioni di abitanti, quindi il risultato è 2,5 abitanti per chilometro quadrato, mentre l'Italia è 200 abitanti per chilometro quadrato. E
L'idea è che se la Namibia avesse la stessa densità abitativa dell'Italia, l'Italia avrebbe, praticamente la Namibia avrebbe 160 milioni di abitanti. Invece ne ha soltanto 2 milioni. Quindi ci sono intere zone completamente disabitate, dove veramente passa una strada e uno per 100 km non incontra nulla. Noi quando ci siamo venuti a prendere all'aeroporto, quando siamo nel viaggio di ritorno, quando ci hanno accompagnato indietro all'aeroporto di Windhoek, la prima macchina in senso contrario sulla strada l'abbiamo incontrata dopo 50 km, tanto per dare un'idea. Praticamente lo stesso nella Liguria. Allora, chiaramente un paese con così pochi abitanti avrà una caratteristica: c'è poca gente e ci sono pochissimi insediamenti. E in effetti l'inquinamento luminoso praticamente è inesistente. Vedete due mappe affiancate, una della Namibia e una dell'Italia, dove è più scuro, diciamo più è una codifica colori, più scuro è, più effettivamente è bello il cielo, più è chiaro, in particolar modo delle zone rosse e bianche. Sono le zone altamente urbanizzate in Italia dove l'inquinamento luminoso è peggiore. Come potete vedere, siccome la codifica dei colori è la stessa, quindi i livelli di inquinamento luminoso sono paragonabili, nell'Italia, almeno sostanzialmente oggigiorno, negli anni 2000, in Italia non esiste nessun posto che sia buio come la Namibia. Nel senso che nemmeno nelle zone più disabitate, nelle montagne più alte delle Alpi, si riesce a raggiungere una qualità del cielo paragonabile. In realtà questo è vero sostanzialmente anche per tutta l'Europa, cioè praticamente in Europa, tranne in qualche rarissimo posto, forse in Spagna, nelle zone più sperdute, non esiste ormai nessun punto così libero dall'inquinamento luminoso come praticamente tutto il territorio della Namibia. La parte più densamente popolata, la capitale Windhoek, che è circa la metà di Genova, quindi la città più grande della Namibia è circa la metà di Genova, e poi le altre città sono essenzialmente, hanno qualche decina di migliaia di abitanti. E fate conto che tra la scala, credo che sia più o meno paragonabile, tra il nord e il sud della Namibia ci sono oltre, saranno 1500 km. Allora, il perché ci siamo andati? Beh, allora, uno, la prima l'ho detta, è la totale assenza di inquinamento luminoso. Poi c'è anche un'altra caratteristica. Qui sapete purtroppo che nella nostra zona abbiamo tante belle giornate, ma anche tante giornate di brutto tempo. E quindi il tempo è molto variabile, quindi uno non è che possa pensare di farsi un viaggio, magari di spendere migliaia di euro, poi di andare giù e trovare brutto tempo. Le zone tropicali, quindi intorno ai tropici, in particolar modo la Namibia, essenzialmente non hanno quattro stagioni come noi, un estivo, un invernale e poi due di mezzo che sono l'autunno. Lì sostanzialmente ne hanno soltanto due. Una stagione delle piogge, che è... dovete pensare che trovandosi nell'emisfero australe, le stagioni sono esattamente invertite rispetto alle nostre. Quindi in questo momento, mentre vi sto parlando, in questo momento in Namibia c'è la cosiddetta estate. Una stagione, quindi adesso in Namibia c'è la stagione umida. Sostanzialmente c'è una stagione umida e una stagione secca. La stagione umida corrisponde ai nostri mesi invernali, quindi mediamente da ottobre fino a marzo-aprile. In cui il tempo è abbastanza umido e piove, mentre con temperature abbastanza elevate, essendo comunque al tropico in generale, la Namibia è un paese piuttosto caldo, nel senso che comunque in questo periodo ci sono tranquillamente 35-40 gradi. Invece la stagione dove ci siamo noi, quando siamo andati noi, è una stagione cosiddetta invernale, non è un inverno come il nostro, è un inverno in cui le temperature sono un po' più basse. Il tempo in generale è sempre sereno, praticamente durante la stagione secca non piove mai, e questa stagione dura mediamente da maggio a settembre, inclusi. Quindi praticamente in questi 6 mesi all'anno chi va in Namibia ha, soprattutto tra giugno e agosto, la probabilità quasi totale di trovare tempo bello. E praticamente l'assenza di nuvole. Noi siamo stati 10 giorni e in 10 giorni non abbiamo mai visto una nuvola, nemmeno un po' di velatura.
E l'altra ragione è la possibilità di osservare gli oggetti del cielo australe. Trovandosi a 67 gradi di latitudine più a sud, dalla Namibia sono visibili tutta una serie di oggetti che dall'emisfero nord, in particolar modo dall'Italia, non sono visibili. Quindi, non so, le nube di Magellano, la massa di Omega Centauri e altre meraviglie del cielo, che davvero è un peccato perdersi da qui, e che poi vi farò vedere anche in fotografia. Ha anche un'altra caratteristica: dei posti a basso inquinamento luminoso con la stagione secca stabile, è anche il posto più vicino all'Europa. Non è l'unico posto con la stagione secca stabile, per esempio un altro posto molto, molto adatto sarebbe il Cile, però il problema è che il Cile è molto più distante da noi, e quindi, perché la Namibia è praticamente sullo stesso fuso orario, quindi il viaggio che uno fa è in aereo praticamente soltanto praticamente lungo la latitudine, la longitudine praticamente non varia. Invece per andare in Cile si va anche parecchio più ovest, quindi il viaggio è più costoso, più lungo, eccetera. Di solito gli americani, chi vive negli Stati Uniti vuole andare a vedere l'emisfero sud, allora va in Cile. E ho scoperto che esiste tutta una serie di allora, la Namibia è un paese di questi 2 milioni di abitanti, essenzialmente ci sono circa 100.000 abitanti che sono di discendenza tedesca, da quando la Namibia, tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento, era stata una colonia tedesca. Questi 100.000 tedeschi praticamente hanno in mano quasi tutto il terreno del paese, sono quelli che hanno i soldi sostanzialmente. Invece ci sono gli indigeni, che sono essenzialmente persone di razza nera, di razza di colore. Purtroppo sono quelli che di fatto, anche se vabbè, poi il governo è prevalentemente nero, però chi c'ha i soldi in Namibia sono i tedeschi. Ci sono questi tedeschi qua hanno delle fattorie, siccome sono una zona arida, una zona dove piove poco, praticano prevalentemente allevamento estensivo, hanno delle fattorie enormi. E alcuni di questi qua si sono attrezzati per, siccome hanno fiutato il business, hanno capito che il cielo è davvero una risorsa, una cosa preziosa, e si sono organizzati per attrezzare, quindi hanno attrezzato dei bungalow, posti letto, gli osservatori in cui uno può, volendo, affittare attrezzatura, fare osservazione, eccetera, in modo tale da minimizzare il trasferimento di attrezzatura, perché come sapete poi un altro problema è che la possibilità di portare bagagli in aereo è quella che è, quindi insomma, uno deve anche attrezzarsi. Allora, questa Tivoli Farm è la più famosa, ce ne sono anche altre due o tre, e ci arriva gente da tutta Europa, quindi questi qua sono organizzati facendo i pasti proprio con gli orari apposta per gli astrofili, e nella loro stagione secca, quindi da maggio a settembre, c'è gente che arriva da tutta Europa, e la cosa incredibile è che la gente ci va, è disposta a pagare dei soldi, e bisogna prenotare come minimo con un anno di anticipo. Quindi è una cosa, perché c'è pieno così, perché a loro non mancherà mai la clientela. Allora, tanto per darvi un'idea, allora qui è la mappa della Namibia, la posizione di Tivoli Farm è esattamente sul tropico del Capricorno, dove c'è questa freccia qua. Allora, la cosa è il paesaggio è semidesertico tipo savana, per cui è essenzialmente una zona, sono zone molto aride, soprattutto nella stagione secca in cui non piove niente, e questa qui è una foto aerea della fattoria. Ecco, dovete sapere che la proprietà di questa fattoria è circa 100 km quadrati. Quindi una famiglia più i loro assistenti, i loro lavoranti, quindi una ventina di persone, hanno praticamente solo loro una superficie pari a metà del comune di Genova. Inclusi i monti, quindi non comune di Genova sul mare, ma inclusi anche tutti i bricchi, cioè fin dove arriva il comune, quindi potete immaginarvi. Infatti, per andare a recuperare il bestiame e a controllare il proprio territorio, lui ha un aereo, perché non potrebbe fare diversamente. Quindi ha una pista di 1500 metri, una pista sterrata, per l'atterraggio di ultraleggeri e di piccoli aerei da turismo, perché altrimenti non si potrebbe fare diversamente. Allora,
Questi qui sono attrezzati con ovviamente le case più gli alloggi per i lavoranti e per gli ospiti. Vedete, ci sono dei bungalow qui. Poi ci sono anche i ricoveri per gli animali, perché ho scoperto che tra mucche e pecore questi qui hanno più di mille bestie. E poi hanno tutti questi cupolini bianchi che vedete, sono osservatori. Quindi è un posto, è il paradiso degli astrofili, perché è fatta apposta, sembra concepito apposta per soddisfare tutte le esigenze degli astrofili. Allora, qualche scorcio di paesaggio diurno. Allora, questa qui era la strada, se la vedete, la strada che andava dall'aeroporto verso la fattoria dove eravamo. Questa qui è la parte asfaltata, poi ce n'è anche una grossa parte che non lo è. Quindi in generale le strade più importanti in Namibia sono asfaltate e poi le altre sono sterrate, sono coperte da un terriccio abbastanza, da un ghiaietto abbastanza fine. Ho scoperto che su quel ghiaietto lì ci si può andare anche per i 100 km, non so come fosse possibile, ma ho visto la gente che ci va. La stagione secca, vedete, sono essenzialmente arbusti tipo savana, no? Probabilmente nei documentari vi è capitato di vedere un paesaggio simile. C'ha qualche animale, ma non ce ne sono tantissimi, perché gli animali si trovano prevalentemente nel nord del paese, nella zona del parco nazionale di Etosha. Detto questo, a me in Namibia piacerebbe ritornarci, e poi capirete anche il perché. Allora, noi siamo stati essenzialmente, abbiamo fatto il viaggio, siamo stati di fatto 10 notti nello stesso posto a osservare, però era un peccato non vedere niente, no? Allora abbiamo deciso di vedere il più possibile in un modo, e il modo per, esiste un solo modo per vedere, diciamo, tante cose, è quello di fatto di affittarsi un aereo con pilota. Eravamo in 5, ci siamo affittati un pilota ovviamente di origine tedesca pure lui, che con il suo bel aeroplano che in un giorno ci ha scorazzato per i cieli della Namibia. È stato un viaggio memorabile, anche se molto stancante, perché praticamente abbiamo visto mezza Namibia dall'alto. Abbiamo fatto il conto che in un giorno abbiamo fatto circa, dalle 7 del mattino fino alle 5 del pomeriggio, abbiamo fatto circa 1000 km in aereo, anche con un atterraggio in una zona a vedere le dune di sabbia, e praticamente abbiamo visto praticamente metà della Namibia. Allora, vedete, allora, la Namibia in generale è, come dicevo, il paesaggio è questo qui. Il territorio è piuttosto arido e c'è una discreta varietà di paesaggi, sempre però sul desertico e sull'arido, e questa terra di colore rosso mattone è una caratteristica dominante. Allora, queste sono le famose dune di Sossusvlei, che allora in Namibia, il deserto del Namibia, che sostanzialmente sta nella metà centrale del paese, è uno dei deserti più aridi e più antichi del mondo, con dune che le cui più alte possono arrivare a superare i 300 metri rispetto al paesaggio circostante. E questo viaggio qua in giro per la Namibia in aereo ci ha portato a vedere questi paesaggi qua, anche degli animali anche dall'alto, però devo dire, queste dune qua che si estendono a perdita d'occhio è stata una delle cose che mi ha colpito di più. Poi volendo, uno, se organizza il viaggio, può anche andare lì e può anche visitarle e salirci sopra. E sono incredibili, queste dune qua sono sembrano scolpite da una mano, eppure sono state messe lì, sono state formate dalla natura, e alcune sono talmente antiche che, per quanto il territorio sia arido, ci si riesce anche a sviluppare un pochino di vegetazione. Allora, ci sono anche degli animali, queste praterie infinite molto brulle, come potete vedere, sono ospiti, cioè sono diciamo, ospitano ancora anche parecchia fauna. Queste qui sono delle antilopi, mi sembrano che siano degli springbok, e tra l'altro le abbiamo anche mangiate, tra l'altro sono anche buoni. Poi, Walvis Bay, c'è una zona umida, ci sono delle paludi, quindi delle lagune, anzi scusate, e quindi ci sono anche dei fenicotteri, che noi con il nostro passando in aereo abbiamo fatto alzare in volo in tutto l'intero stormo. E poi sull'Atlantico ci sono anche le foche. Allora, una delle ragioni per cui la Namibia è anche arida è che
ha questa, sull'Atlantico, che è il mare che bagna le sue coste, scende una corrente fredda piuttosto potente. Questo fa sì che le acque del mare siano sempre molto fredde, in qualunque periodo dell'anno, e questo causa sulla costa la presenza di... Quindi sul mare c'è, i sistemi nuvolosi sono molto rari, per cui piove molto poco, e spesso si formano delle nebbie sulle coste. Non so se avete visto qualche documentario, molto spesso i documentari sul deserto della Namibia fanno vedere come la fauna locale si sia adattata a... Siccome non piove mai, allora gli animali, cioè per esempio una specie di scarafaggio che si è adattata a ottenere l'acqua dalla nebbia che sale dal mare. Praticamente alza le zampine, l'acqua si condensa sulle zampe, cola sulle sue zampe e lui se la beve in questo modo. È tutta una... Visto che la zona è molto arida e l'unica umidità che c'è nell'aria proviene dal mare, la fauna si è adattata a sfruttare queste condizioni. E a Walvis Bay, che è sulla costa dove siamo atterrati, vicino a dove siamo atterrati nel nostro viaggio in aereo, c'è tutta una zona di costa che sarà molti chilometri, tutta che brulica di queste foche. L'altra cosa che mi ha colpito moltissimo nella Namibia sono stati i tramonti. Devo dire, è una cosa incredibile. Qui una delle cose che ci hanno portato come attività collaterale è stato quello di andare a vedere un tramonto fra le dune. Qui sono, vedete, noi eravamo in 5 amici e siamo qui tutti. E tutti ci hanno comprati la maglietta di Tivoli Farm sponsorizzata da loro e come potete vedere eravamo molto contenti. Allora, una cosa che mi ha colpito sono questi tramonti sulla savana, che sono di una bellezza e di una purezza incredibile, con dei colori che, mi spiace dirlo, ma qui da noi non l'ho mai visto. Anche qua ci sono queste dune qua più basse, quindi qui eravamo vicino alla fattoria dove alloggiavamo, e ci sono queste dune quasi stabili, quando uno sale con l'aereo le vede, sono delle specie di lingue di terra alte, diciamo, poche decine di metri rispetto al territorio circostante, che sono state colonizzate dalla vegetazione. E questo è un tramonto nella fattoria. Devo dire, sono dei posti, a me, posso capire chi diceva che viene in Madagascar, lo posso capire, perché davvero è venuto anche a me. Ecco, poi questa è la vettura aerea della fattoria in una foto un po' più ingrandita di quella che vi ho fatto vedere. Qui c'è la zona degli alloggi, degli osservatori, qui il bestiame, e questa è la pista di atterraggio. Questi qui sono i locali dove alloggiano i lavoranti, invece. E questa è la pista di atterraggio dell'aereo, dove eravamo prima con l'aereo, col Cessna che avete visto qualche foto prima, e che è lunga, questa pista qua è lunga 1500 metri, 1,5 km. Da notare che i vicini di casa di questi qua sono degli altri proprietari terrieri che hanno anche loro una fattoria, stanno a 15 km. Quindi per andare vicino di casa, invece di bussargli alla porta, bisogna prendere la macchina e fare 15 km di pista sterrata, perché per esempio se avete bisogno di chiedergli sale, dovete fare 15 km. Allora, questa è, diciamo, abbiamo chiuso la parentesi dei paesaggi. Adesso arriviamo alla parte astronomica, che chiaramente è la parte principale di questa mia chiacchierata. Allora, la preparazione del viaggio, la strumentazione e il cielo ad occhio nudo. Allora, la preparazione del viaggio è stata una cosa estremamente complessa. Io la definirei veramente un parto. Allora, perché? Allora, innanzitutto perché abbiamo iniziato a prenotare, noi siamo andati ad agosto, tra agosto e settembre 2011, e abbiamo prenotato il viaggio a maggio del 2010. A maggio del 2010 i mesi di maggio, giugno e luglio erano già pieni. Maggio, giugno e luglio 2011, quindi oltre un anno prima la fattoria era già piena. Forse c'era un posto per una persona, ma non più per cinque. Allora,
Ci siamo, un po' di cose le abbiamo affittate ovviamente laggiù, però ci siamo anche portati tantissime attrezzature dall'Italia, essendo, eravamo in 5, di cui 4 astrofotografi e un appassionato di osservazione visuale. Per cui potete immaginare che cosa è stato preparare. Perché? Perché abbiamo portato una montatura, di quelle piccoline, tipo l'equivalente, una Kenko, l'equivalente di una MX-NGP, poi due telescopi, di cui uno è un, non so per chi voi sa, conosce un po' l'attrezzatura, è un Takashi FS-152, è un telescopio con una lente del diametro di 15 cm ed è un tubo che fisicamente è lungo 1,30 m. Com'è che abbiamo fatto a farlo stare? L'abbiamo smontato completamente, cioè l'abbiamo smontato pezzo per pezzo, abbiamo messo dalla parte, le parti più robuste, tipo il tubo, dentro la valigia, e la lente l'abbiamo messa in una scatola e ce la siamo portati come bagaglio a mano. È una lente di queste dimensioni che pesa, non so, 3-4 kg. Poi, 13 macchine fotografiche avevamo, di cui 8 reflex digitali e una decina di obiettivi. 3 computer, e una quantità di accessori, non so, caricabatterie, alimentatori, non so, cacciaviti, raccogli, eccetera, che ovviamente non ve li sto, tre piedi che ovviamente non ve li sto a raccontare. Il problema è che ci avevamo 20 kg di bagaglio a testa per il bagaglio da stiva più 10 kg del bagaglio a mano e dovevamo far stare tutto dentro questo limite qua. Inoltre, un'altra cosa importante, dovevamo essere completamente autosufficienti, quindi portare i cambi, le batterie, eccetera, perché lì il primo negozio per andare a comprare la batteria bisogna andare alla capitale, che è a 200 km di distanza. E 200 km non di autostrada, ma di strade sterrate come quella che avete visto prima, che si stendono a perdita d'occhio, sono delle sensazioni, dei panorami veramente molto belli, però poi se avete bisogno di qualche cosa diventa un problema. Quindi c'è stata la necessità di portarci tutto quello che ci serviva, ma allo stesso tempo di rispettare i limiti del bagaglio. C'è stata una preparazione molto lunga in cui abbiamo fatto tutto l'inventario di ogni pezzo, cioè anche la singola vite o il singolo cacciavite era inventariato. Chi la portava, in quale valigia si metteva, come era, quindi è venuto fuori un foglio Excel con diverse centinaia di voci, cioè di singoli oggetti. E questi oggetti qua, ogni oggetto l'abbiamo pesato uno per uno, cioè i telescopi, i computer, eccetera, sono stati pesati uno per uno. E poi, come vedete qua, ci vedevamo nei mesi precedenti la partenza, ci siamo visti a casa di un amico, che per fortuna c'è andata la casa bella grossa, e abbiamo fatto tutte le simulazioni lì, perché poi oltre, vediamo come smontare il telescopio, vediamo come si riesce a far sistemare tutto, vediamo se le cose che ci dobbiamo portare funzionano, quindi prova tutte le attrezzature, se la macchina fotografica, se il computer scatta, però bisogna provare tutti i computer con tutte le macchine fotografiche, perché lì è stato... Io non so quante decine di ore abbiamo passato a preparare questo viaggio. Quindi vedete qui un paio di scatti in cui si provava, questa qui è la montatura che abbiamo portato giù, qui provavamo a fare questa simulazione e preparare queste cose qua, e poi naturalmente abbiamo dovuto anche fare delle prove, vedete qua, di peso per vedere se ci stava tutto nel bagaglio. Quindi ve lo dico, è stata un'impresa titanica. Però devo dire, c'è anche l'emozione di questa fase di preparazione, che a me personalmente, anche se è stancato, però è piaciuto davvero tanto. Allora, passa il tempo, ci prepariamo, arriva il giorno della partenza, e partiamo, 10 ore di volo, anzi di più, perché di fatto siamo partiti dall'Italia, siamo partiti da Milano, siamo andati a Francoforte, poi da Francoforte c'era il volo che ci ha portato in Namibia. Sono 11 ore di volo, partiti tipo alle 7 di sera, arrivati alle 6 del mattino, e poi dall'aeroporto di Windhoek ci sono altre 3 ore di macchina. Allora, questa qui, come vedete, è l'area attrezzata per le osservazioni astronomiche. Si tratta di una zona della fattoria, con, come vedete, pochissima vegetazione, in cui il proprietario ha fatto costruire tutta una serie di osservatori con dell'attrezzatura dentro, quindi delle montature, eccetera, che se uno vuole si può affittare e può utilizzare per osservare. Quindi
a parte la piccola montatorina che ci siamo portati, poi tutto il resto l'abbiamo trovata laggiù. Sino, abbiamo anche noleggiato un Dobson e anche un grosso binocolo, quindi se uno poi vuole fare anche delle osservazioni visuali, cosa che consiglio caldamente, basta prenotare con sufficiente anticipo e può trovare anche questo. Queste qui, sulla destra, che vedete, erano gli alloggi riservati agli astrofili. Un bungalow, uno, due, poi tre e poi anche questo qua, quattro. Noi eravamo due di noi erano qua, poi gli altri tre erano qui. Ci sono tutti questi viottoli qua, che sono ovviamente non sono illuminati perché ci mancherebbe, è il santuario dell'astrofilo, per cui... Però hanno fatto una cosa molto intelligente, adesso qui non si vede perché questa foto qui è stata presa qualche tempo prima. Hanno pitturato, hanno messo dei ciottolini sui bordi di questi viottoli qua e li hanno pitturati di bianco. Si vede benissimo, anche sotto un cielo buio come quello della Namibia si vede veramente molto bene. Per cui di notte, anche senza torcia elettrica, anche senza luna, non ci si può sbagliare perché le tracce bianche rimangono sempre visibili anche nel buio più completo. Allora, questo era l'osservatorio che ci eravamo affittati. Questo è il telescopio, adesso si vede dall'altra parte, che ci siamo portati dall'Italia smontato. Qui si metteva il PC e poi c'era tutta la montatura, tutta l'attrezzatura per osservare. Qui sono di quegli osservatori amatoriali, però molto efficienti, in cui il tetto si apre scorrendo. Poi adesso lo vedrete. Allora, ci siamo anche affittati un binocolino piccolo, un Fuji non da 25x150, quindi è 25 grammi miti e due lenti da 150 mm di diametro. Questo è un binocolo che offre per osservazioni a medio campo delle visioni veramente, che dire mozzafiato è sminuirle. Peraltro è un giocattolino da penso 10.000 euro. Quindi non è 8-10.000 euro, quindi diciamo che non è esattamente la portata di tutte le tasche. Ecco, una cosa abbastanza importante che mi ha stupito quando sono stato in Namibia, qui iniziamo a parlare della parte astronomica, è il tramonto. Allora, siccome siamo più vicini all'equatore, perché siamo al tropico, quindi 23 gradi contro i 44 qualcosa di Genova, tutti gli oggetti celesti che si muovono nel cielo, voi sapete grosso modo il Sole, anche quando tutti gli oggetti celesti, incluso il Sole, quando percorrono una volta celeste, descrivono sostanzialmente degli archi di cerchio. Questi archi di cerchio hanno un'inclinazione sull'orizzonte che dipende dalla latitudine del luogo, perché dipende poi dall'altezza della polare, e di conseguenza anche tutti questi cerchi qua hanno una diversa inclinazione. Questa inclinazione qui determina anche la durata dei tramonti, perché il Sole, se va, se l'inclinazione più bassa tende ad abbassarsi più rapidamente, quindi il crepuscolo dura di più, se invece l'inclinazione è maggiore, il Sole va più in picchiata e quindi il tramonto dura di meno e di conseguenza il buio viene prima. Allora, a Genova, questa che è una foto scattata da casa mia a Genova, sul monte di Portofino, gli oggetti celesti descrivono una trajectory che è circa 35-36 gradi di inclinazione sull'orizzonte. Invece in Namibia l'inclinazione diventa di 60 gradi, che è parecchio di più. Vedete, la direzione della freccia qui è sotto, diciamo, la diagonale, qua invece è decisamente più elevata. Questo fa sì che i tramonti e i crepuscoli in Namibia siano molto più rapidi. È una cosa che ho notato la prima sera che siamo arrivati ed è una cosa che mi ha stupito incredibilmente. L'altra cosa curiosa rispetto a noi, ma di tutto l'emisfero sud, è che il Sole tramonta est, cioè scusate, il Sole est tramonta ovest come in tutto il mondo. Però il problema è dov'è l'est, dov'è l'ovest? Il Sole culmina, quindi la massima altezza sull'orizzonte qua da noi sia verso sud, invece in Namibia, in tutto l'emisfero sud in generale, sia verso nord. Quindi, praticamente provate a girare la mappa, il Sole sorge a est, ma l'est non è più a destra, non è più a sinistra, ma è a destra. Quindi il Sole sorge la mattina a destra e tramonta a sinistra la sera. Sempre est a ovest, soltanto che la posizione di est e ovest sono invertite, sono speculari.
La cosa incredibile appunto che lì, quando sono andato giù, dopodiché, dopo mezz'ora, ma tre quarti d'ora, praticamente era la faccia dal buio. Allora, un'altra cosa importante del clima, ecco, che non ho detto, è che la stagione secca, quindi zero pioggia, molto secco, umidità come vedrete, diciamo, compresa fra il 10% e il 60%, però c'è un'escursione termica mostruosa, c'è una cosa incredibile. Di giorno ci sono 30 gradi e si sta con calzoncini corti e maglietta maniche corte, con un sole che spacca le pietre anche nell'ora inverno. E di notte invece arriva anche a 0 gradi. E la cosa incredibile è che nel momento in cui il calo più, quindi sono anche 30 gradi di escursione, e il calo maggiore si ha al momento del tramonto, cioè al momento del tramonto nel giro di un'ora si passa dalle maniche corte al golf, perché appena va giù il sole viene subito molto freddo. Allora, il menù di cosa si può vedere da quelle parti lì. Allora, la cosa più bella in assoluto è il nucleo della Via Lattea. La direzione dove c'è la parte più spessa, più grossa della Via Lattea, lo scorpione Sagittario, che dalle nostre parti si vedono poco, si vedono male, perché si vedono basso sull'orizzonte, lì sono allo zenith. Alla sera noi avevamo tutta la Via Lattea allo zenith e si vedeva lo scorpione esattamente sulla nostra testa. Quindi è quelle zone lì del cielo che sono poi le più ricche di oggetti celesti, sono posizionate molto meglio rispetto a noi. Poi la luce zodiacale, che non so sapete cos'è, ma di fatto è il puffiscolo che sta sull'eclittica, sull'orbita terrestre, sull'orbita in generale dei pianeti, che viene di fatto che riflette la luce del sole e che in Italia è sostanzialmente visibile molto raramente, perché nella maggior parte dei posti si confonde con l'inquinamento luminoso, e che invece lì è perfettamente visibile. Si vedeva al tramonto, in quel momento lì, la prima sera che il sole è tramontato, ho visto questa specie di cupola luminosa verso ovest. Ci siamo tutti domandati che cosa fosse, perché ho detto: ma non è possibile che qua, in questo posto così isolato, ci sia l'inquinamento luminoso, e invece era la luce zodiacale. Poi la Croce del Sud con la nebulosa scura che si chiama Sacco di Carbone, poi due ammasse globulari che sono in assoluto i più belli di tutto il cielo, che sono Omega Centauri e 47 Tucane, l'altro bel oggetto è la nebulosa di Eta Carinae, che è una stella esplosiva, insomma una delle stelle più massicce che si conoscano. Poi ci sono le nubi di Magellano, che alle nostre, siccome hanno un'inclinazione molto meridionale, alle nostre latitudini non si vedono, la grande e la piccola nube, che sono poi delle galassie regolari che stanno circa a 150-200 mila anni di luce di distanza, e sono delle satelliti della nostra, della Via Lattea. E poi in realtà si vedono quasi tutte le principali costellazioni del cielo italiano, non so, Orione, le costellazioni del cielo estivo, quindi il Cigno, la Lira, il Bovaro, il Primaverile, eccetera. Quindi si vedono quasi tutte, ma c'è una particolarità: si vedono capovolte, cioè si vedono alla reversa. Uno praticamente, quando il sorge il Cigno, si vede Albireo a sud dell'Elba Nord, e Orione sorge con Rigel e Saif che stanno in alto, e invece Betelgeuse e Bellatrix che sono in basso. Poi lo vedrete, perché il filmato timelapse che farò vedere alla fine della conferenza parla proprio di questo, cioè farà proprio vedere, si vedrà proprio la rotazione della volta celeste, e quindi capirete un po' meglio delle mie parole cosa significa stare sotto quel cielo lì. Allora, il telescopio è un osservatorio, qui è la zona che stavo riprendendo, questa qui è la Croce del Sud, 1, 2, 3, 4 la Croce del Sud, questo qui è il Sacco di Carbone, e queste qui sono Alfa e Beta Centauri. Questo qui era il telescopio che, con una macchina fotografica che stava riprendendo. Poi, ecco, noi ci eravamo presi anche una piazzola dove facevamo osservazioni visuali, qui è il nostro gruppetto, e
Come vi dicevo, la sera bisognava vestirsi bene perché c'era parecchio freddo. Ecco, poi, come vi dicevo, la Via Lattea, veramente bella, qui è la Via Lattea del cielo australe, quella che dalle nostre parti non si può vedere. Questo di nuovo è il Centauro, alfa e beta. Questo è la Croce del Sud, questa che si vede in basso, è una nebulosa di Ete Carine, che noi abbiamo fotografato a un'altezza sull'orizzonte di circa 7-8 gradi. Ecco lì, questa che vedete un po' l'anticino da questa parte è la luce zodiacale. Allora, la particolarità di quel cielo lì, che allora, mentre allo zenith, cioè sulla verticale, quindi fate conto come se fosse la sommità di questa cupola, la differenza è sì significativa, ma diciamoci, i nostri cieli migliori, diciamo, un po' ci si avvicinano. La particolarità di quel cielo lì, di quella volta celeste lì vista in quel posto lì, è che il cielo è nero pece fino all'orizzonte. Cioè, tu vedi le stelle esattamente fino all'orizzonte. Mentre qua, purtroppo, tranne in qualche rarissima serata particolarmente buia, purtroppo l'inquinamento luminoso ci limita di fatto l'osservazione a 15-20 gradi di altezza, perché poi altrimenti non è possibile, perché poi le luci disturbano troppo. Qua invece non esiste niente. Si vedeva in lontananza un proprio un piccolo bagliore che ci hanno detto essere la capitale, però proprio una cosa praticamente impercettibile. Ecco, questa è una foto del nucleo della Via Lattea, quindi la parte centrale della Via Lattea, che come vi dicevo, alla sera lì era esattamente allo zenith, quindi sulla verticale. Allora qua, questa è la nebulosa M24, tanto per darvi un'idea. Allora, questa è Antares, queste sono le stelle dello Scorpione, 1, 2, 3, poi lo Scorpione scende così e fa così, e poi c'è, più giù c'è, cosa chiama M24, aspettate che qui, e poi c'è il Sagittario che è da sta parte, Sagittario è qua. E questa zona qui si vede dalle nostre parti, più si va da questa parte qui, meno si vede, perché si sono declinazioni troppo meridionali, quindi dalla nostra parte, dalle nostre parti, questa zona qui di cielo non è visibile. Guardate un po' che roba, voi dovete immaginarvi questo gigantesco, diciamo, conglomerato di stelle di nebulose scure, che si vedeva quasi come quello che vedete allo schermo, ad occhio nudo, in cima alla verticale, che dominava la scena subito dopo il tramonto, verso le 7-8 di sera. Questa qui è una nebulosa scura, non so se si riesce a vedere, ma che con un po' di fantasia si può riconoscere. Questa chi l'ha detta nebulosa pipa, che è moderatamente visibile anche dalle nostre parti. Con questa nebulosità qui forma una figura stilizzata di un cavallo, non so se riuscite a vederla. E il cavallo si vede ad occhio nudo, cioè ad occhio nudo lo vedi chiaramente, questa figura qui di queste nebulose oscure, che ricordo sono essenzialmente formata da polvere, si vede perfettamente, senza bisogno. Questa qui è una foto di probabilmente una trentina di a treppiede fisso di una sarà forse una trentina di secondi, però tanto per dirvi che cosa si riesce a vedere. Poi qui ci eravamo affittati un Dobson da 50 cm, che abbiamo fatto anche parecchie osservazioni visuali. Questa foto qui è stata scattata più o meno nella notte, probabilmente forse sarà stata intorno alla luna di notte, in cui il nucleo della Via Lattea stava per tramontare. Vedete il cavallino, in questo caso, che è dietro il telescopio, che si riconosce tutta la zona, la parte centrale della Via Lattea. Come vedete eravamo molto ben coperti, perché poi di sera non c'era da scherzare. Qui è un'altra foto in un momento in cui stavamo tutti quanti ammirando il cielo. Come potete notare, parecchio ben verdati. E poi questa è la Via Lattea che sta tramontando sul... Qui questi hanno piantato palme e... Ora qui non so come si veda, se pensate un po' a vedere. Si vede abbastanza bene, non bene come al computer, però si riesce bene a intuire.
Fate conto che questa, che la dimensione di questo, questa cosa che probabilmente arriva ai 25 gradi, per cui è una cosa molto imponente. Cioè, vedere la Via Lattea, vedersela tutta che taglia il cielo a metà, da sola, secondo me, vale il viaggio. Oltre poi a tutte le cose che abbiamo osservato e fotografato. Quindi questo è il nucleo galattico che sta tramontando su Tivoli Farm. E questi invece sono il nucleo della galassia, della Via Lattea, che sta tramontando invece alle nostre spalle. E qui vedete di nuovo adesso poi vi farò vedere qualche foto dopo, ingrandita, in cui era veramente incalcolabile la moltitudine di stelle che si vede. Io adesso faccio un po' fatica a trasmettere delle emozioni, cerco di farlo il più possibile, però vi assicuro che trovarci sotto è una sensazione veramente, veramente unica. Ed è stato un viaggio veramente emozionante, anche se poi di fatto siamo rimasti lì a parte quel viaggio, quel piccolo giro che avete visto, però è stato veramente una cosa incredibile, devo dire, una cosa veramente, veramente bella. Non dovevo essere in Africa, sì, però c'era freddo di notte, quando si arrivava a 0 gradi era impegnativo. Tra l'altro lì le notti sono abbastanza lunghe, per cui il sole tramontava alle 6 di sera e sorgeva alle 6 del mattino, per cui di fatto c'erano 12 ore di notte, di cui 10 ore e mezzo sfruttabili per le osservazioni. Quindi praticamente siamo stati 10 giorni, cioè anzi, poi alla fine 12-13 compreso il viaggio. Abbiamo fatto 10 notti di osservazione per 10 ore e siamo stati 100 ore sotto la volta celeste. Facendo qualcosa tipo tra le 25.000 e le 30.000 foto e portandoci a casa diverse centinaia di gigabyte di fotografie. Non so se riesco a dare l'idea poi. Infatti è stato poi enorme il lavoro che sta continuando ancora adesso di sistemazione, classificazione e di elaborazione di tutte le foto che abbiamo fatto. Non abbiamo ancora finito, sono passati 2 anni e mezzo. Io ci vorrei ritornare, un mio amico, uno di noi, ha detto che non ci ritorna finché non ha elaborato tutte le foto del primo viaggio, perché sennò poi va a finire che non le sentiamo più. Siamo stati 10 giorni, ovviamente, siamo arrivati in corrispondenza della Luna Nuova, perché il nostro interesse era quello di fotografare il cielo profondo, però poi chiaramente per qualche giorno la Luna crescente alla sera, le prime ore della sera, poi disturbava un pochino. Però comunque anche con la Luna, quella dall'altra parte, l'aria è talmente limpida che il cielo comunque si vede meglio che dalla maggior parte delle serate, delle nottate da noi. Ovviamente, vabbè, vedete qui ci sono io con le torce, le torce bianche sono severamente proibite, quindi bisogna attrezzarsi di conseguenza. Chi di voi ha fatto qualche osservazione notturna sa di che cosa sto parlando. Ecco, questo è l'osservatorio Contento Scorrevole, una struttura molto semplice ma estremamente efficace. Qui c'è una scaletta, si sale, c'è il telescopio, qui dietro c'è la colonna con la montatura, dentro c'è il telescopio e poi il tetto si apre e scorre sul binario. Alla mattina, quando arrivava l'alba, si tirava dietro al tetto e poi insomma ricominciava. Qui vedete Orione. Guardate, posso lo conoscete. Allora, questa è la nebulosa di Orione, questa è Rigel, questa è Betelgeuse, soltanto che queste qui sono le 3 stelle della cintura, 1, 2, 3, però come vedete sono capovolte. Qui stava sorgendo. Questo probabilmente, quindi era questa foto che è stata presa verso est. Si possono fare anche dei giochini, come questo, in cui ci siamo messi con la torcia elettrica rossa a scrivere la scritta Tivoli 2011. Tivoli Farm è una cosa che a quanto pare è stato il nonno del proprietario attuale che ha deciso, si vede probabilmente che gli piaceva l'Italia, e ha deciso di dargli questo nome qua. Quella che vedete da questa parte qui è la grande nube di Magellano, che da noi ovviamente non si vede. Questa stella qui credo che sia, non ci giurerei, ma credo che sia l'alfa di Eridano, che si chiama Akernar, che è la terza stella più luminosa del cielo, forse seconda addirittura, perché è già, direi, c'è Sirio, poi c'è questa, quindi è la seconda stella più luminosa del cielo, ma non si vede dalle nostre parti. Quindi, vedete, qua questa parte qua di stelle si vedono, più sotto c'è Sirio, da questa parte qua c'è Sirio.
Qui stiamo andando verso le declinazioni meridionali e più o meno a partire da qua tutto quello che c'è più o meno a destra della parte di dove sto indicando qua la freccia non si vede dalle nostre latitudini. E ovviamente lì, essendo più a sud, si vede quella parte chiaramente che si vede meglio. Diciamo un piccolo accenno su come erano organizzate le nostre giornate. Siccome noi osservavamo, e poi c'erano con noi anche dei francesi e dei tedeschi, le nostre giornate erano organizzate in modo completamente diverso da quelle di tutti i giorni. Di fatto si osservava tutta la notte, quindi alla mattina si andava a letto alle 6, ci si svegliava verso le 11 e mezzo. Alle 11 e mezzo si faceva una colazione abbondante, fatta alla maniera continentale. Poi c'era nel primo pomeriggio, si dormiva un po'. Poi verso le 6:15 c'era una specie di, non so se chiamarlo pranzo o cena a quel punto, però era il pasto principale della giornata. E poi dalle 7 in poi si osservava e cominciava la notte. Poi avevamo la possibilità di farci di notte dei piccoli spuntini o farci del tè o farci un po' di, così, mangiare qualche cosetta, magari ci facevamo fare dei panini, però essenzialmente questa che era più o meno la nostra vita. Questi sono i giochi di luce con la nube di Magellano, anche qua scritta, questa che come è stata fatta? Una unica posa con la macchina, con l'obiettivo sempre aperto e poi con la traccia elettrica disegnando le lettere nell'aria. Devo dire che è venuta molto bene, una delle cose abbastanza piuttosto curiose. In sottofondo vedete alle spalle del mio amico Luigi la grande e la piccola nube di Magellano. Ecco, poi tra le altre cose che abbiamo fatto sono poi fare delle immagini di vario, anche a largo campo, anche di fotografie. Questa è un'immagine fatta con un obiettivo fisheye, cioè con un obiettivo che di fatto al campo riesce a prendere tutta la volta celeste in un solo fotogramma. Questa è presa poco dopo il tramonto e vedete, quindi potete immaginare i bordi del campo sono l'orizzonte, quindi qui vedevano le piante che avete visto anche in altre foto. Quindi questo dove sto segnando io adesso con il mouse è esattamente la verticale, cioè l'orizzonte, e qui è il nucleo galattico che sta tagliando la volta celeste da parte a parte. E quindi questa che è tutta la Via Lattea, questo qui è il nucleo galattico, e questo qui, se lo riuscite a riconoscere, questa zona qui è il famoso cavallino di cui si diceva. Questa zona qui chiara è la luce zodiacale, una specie di pilastro. Quindi cosa significa? Questa qui è tutta la Via Lattea con l'equatore galattico e tutte le nebulose oscure che popolano il piano galattico. E questa invece è l'eclittica. Perché poi l'altra cosa che si vedeva era il Gegenschein, che è una luminescenza molto, molto, diciamo, debole, che sta sempre sull'eclittica, che di fatto è opposta alla luce zodiacale. Comunque vedete, questa qui chiaramente sono le particelle che stanno di detriti che stanno lungo l'eclittica, cioè lungo il piano predominante dell'orbita dei pianeti del sistema solare, e questa invece è la Via Lattea. E poi vabbè, ovviamente tante stelle tutte colorate, ovviamente è un paesaggio affascinante. Ecco, queste erano le previsioni del tempo che avevamo stampato prima di andare, come vedete. Cioè, sereno, 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 tutte le ore, tutte le notti, per 10 giorni, ed è così che abbiamo trovato. 10 giorni di tempo assolutamente perfetto. Quindi è il paradiso di ogni appassionato. D'altra parte, insomma, preparare un viaggio così complicato come avete visto prima, indubbiamente andare laggiù e trovare tempo brutto, insomma, uno si scoraggerebbe parecchio, no? E il fatto di avere questa caratteristica di tempo così stabile è una delle cose che lo rende particolarmente appetibile. In realtà durante la stagione delle piogge non è che il tempo non sia bello, cioè ci sono anche delle giornate belle, delle nottate belle, quando c'è la stagione delle piogge, perché non è che piova in continuazione, piova sempre. Ho detto che nelle zone della Namibia in cui piove di più, piove mediamente la metà di quello che piove a Genova. Quindi comunque siamo di fronte sempre, in ogni caso, a un paese prevalentemente secco e deserto. Però chiaramente dice chiaramente uno non rischia di andare fino laggiù per trovare, magari rischiare di trovarsi tempo brutto.
c'è stato un caso di gente venuta 3 mesi prima di noi, quindi nel maggio del 2011, che sono stati 10 giorni e sono trovati purtroppo 8 giorni di brutto tempo e 2 di meno. Quindi hanno avuto molta sfortuna, ma hanno detto che è stata una cosa veramente eccezionale, purtroppo in senso negativo. Invece devo dire, a noi è andata, come potete vedere, molto molto bene. Allora, un po' di grafici, cerco di non annoiarvi, però tanto per darvi un'idea, ci sono delle cose che poi noi eravamo molto ben organizzati, quindi abbiamo tenuto traccia di tutto quanto. Abbiamo registrato le temperature e altre l'umidità di tutte le varie notti, facendo delle rilevazioni ogni più o meno ogni ora. Vedete che dal 24 agosto 2011 al 2 settembre 2011 le temperature verso le 6 di sera erano mediamente intorno ai 15 gradi mediamente, poi pian piano lungo tutta la notte scendevano e arrivavano la mattina mediamente che siamo tra i 5 e gli 8 gradi, però ci sono state un paio di notti, come potete vedere, in cui siamo arrivati anche a zero. Una sera in cui siamo partiti da oltre 20, voi fate conto che durante il giorno si arrivava anche qui, cioè si arrivava anche a 32-33 gradi. Poi, l'umidità è una cosa molto importante. Sapete, la condensa, oltre a dar fastidio quando uno sta all'aperto, perché naturalmente l'umidità dà fastidio, però c'è anche l'aspetto che l'aria umida è meno limpida, la condensa si deposita sugli strumenti, insomma l'umidità è sempre una cosa sgradita agli appassionati di stelle. Ah, come potete vedere, ovviamente l'umidità aumentava col passare delle ore della notte, però non è mai stata, nel momento più umido, mai sopra il 60%. Quindi era compresa tra il 20 e il 60%. Non abbiamo mai avuto in 10 notti, in 100 ore di osservazione, un problema di umidità sugli strumenti. Questa è un'altra ragione per cui la Namibia è il paradiso degli astrofili, per questo motivo qua. E durante il giorno siamo arrivati anche al 10%, che è da deserto. Infatti lì l'acqua praticamente durante la stagione delle piogge si accumula in piccole pozze che poi si esauriscono con la stagione secca, e l'acqua lì per prenderla, quindi l'acqua sulla superficie non è affidabile, per prendere acqua per usi, diciamo, di irrigazione e anche di alimentazione scavano dei pozzi artesiani, ci sono le falde acquifere a 50, 60, 70 metri di profondità, loro fanno il pozzo e si prendono l'acqua in questo modo. Ecco, la qualità del cielo. Ecco, questa qui è la cosa più interessante, però anche forse un pochino più tecnica. Allora, esiste uno strumento per misurare la qualità del cielo che di fatto misura la luminosità del fondo cielo per unità di superficie della volta celeste, in questo caso tipicamente per secondo d'arco quadrato. Allora, per chi più o meno sa come sono le magnitudini, non so se avete un po' l'idea di come funziona, ma essenzialmente è una scala logaritmica, misura la luminosità del fondo cielo e è una scala tra virgolette inversa, quindi più il numero è alto e più buio è il cielo. Perché la scala delle magnitudini è fatta in modo tale che più si sale di numero e più diminuisce la luminosità. Allora, tanto per darvi un'idea, abbiamo misurato quindi anche la luminosità con il passare delle ore. Naturalmente qui nei bordi estremi a sinistra e a destra del grafico eravamo rispettivamente verso il tramonto e verso l'alba, e poi negli ultimi giorni c'era anche un pochino di luna. Allora, tanto per darvi un'idea, la differenza di una magnitudine, quindi voi prendete di questi numeri qua a sinistra di questa scala qui e fate la sottrazione, la differenza di una magnitudine, quindi se voi da 22, quindi praticamente qua ci sono da 22,3 a 21 c'è 1,3 magnitudini. Una differenza di una magnitudine nel fondo cielo vuol dire che il fondo cielo, che è una magnitudine in meno, è 2,5 volte più luminoso del cielo che ha una magnitudine in più. Allora, questa qui è
diciamo, se abbiamo raggiunto un valore massimo di un po' più di 22, e mediamente, tanto per darvi un'idea, il cielo migliore che si raggiunge nei nostri cieli, cioè il valore che si raggiunge nei nostri cieli migliori, è, corrisponde a questa scala qui, cioè al grafico, alla curva più bassa, quindi al giorno peggiore che abbiamo avuto, che arriva a circa 21,7. Quindi le notti migliori in assoluto che si possono vedere nei nostri cieli più sperduti in giro per le Alpi corrisponde alla notte peggiore su 10 che abbiamo avuto in Namibia. Questo, attenzione, è la luminosità misurata allo zenith, quindi esattamente sulla verticale. Mentre alle nostre latitudini, per l'inquinamento luminoso, più si va verso l'orizzonte, più le cose peggiorano significativamente, chiaramente un po' peggiora, perché poi c'è in Namibia anche lì un po' peggiora, perché chiaramente c'è la restrizione atmosferica, però abbiamo fatto il conto, abbiamo fatto proprio le prove, e praticamente il cielo della Namibia all'orizzonte, quindi verso basso, è quasi uguale a quello che noi abbiamo sulla verticale nei nostri migliori cieli, nelle nostre migliori notti che ci possiamo permettere qua in Italia, tanto per darvi un'idea. Quindi il cielo peggiore della Namibia è il nostro migliore. E la differenza non è poca, perché anche se qui non so se riuscite magari ad apprezzare, ma una differenza di mezza magnitudine, cioè da 21,7 fino a 22,2, è praticamente vuol dire un fondo cielo una volta e mezzo più luminoso, che non è poco, vuol dire parecchia, vedete, c'è il 50% di luminosità in più del fondo cielo, che quindi toglie parecchia visibilità nei nostri cieli. Ecco, poi queste foto panoramiche all sky, che quindi a volta celeste completa, che vi ho fatto vedere, è questa fatta in Namibia, in cui praticamente abbiamo fatto una scala cromatica per le varie intensità del fondo cielo. Questa qui, quindi, allora, rosso vuol dire cielo migliore, più buio, e più blu verso l'orizzonte, voi dovete immaginare che al contorno di questo cerchio c'è l'orizzonte, vuol dire cielo peggiore. Allora, questa zona qui che vedete in mezzo alla volta celeste, che è in realtà un po' più luminosa, perché è la Via Lattea, che chiaramente la Via Lattea fa luce, cioè la Via Lattea puntare il sensore di luminosità per misurare l'inclinamento del fondo cielo verso la Via Lattea toglie oltre la magnitudine, quindi la Via Lattea è qualche cosa che si staglia nettamente anche ad occhio nudo nella realtà resta della volta celeste. Qua invece, questa probabilmente era anche in parte probabilmente anche la luce zodiacale, queste qui erano due zone di cielo più buie in assoluto. Fate conto, come vi dicevo, che da noi mediamente si può raggiungere 21, al massimo 21,5, 21,6, però molte nottate, quelle sull'Appennino, anche nei posti qui mediamente arrivano a 21,2, 21,3, che è quello che grosso modo qua si vedeva all'orizzonte. Quindi, ripeto, il cielo peggiore della Namibia è il nostro migliore in assoluto, questo tanto per darvi un'idea. Questo è il confronto di un cielo ad alta quota, di un posto a quasi 3.000 metri sulle Alpi, qui tra l'altro sono stato anch'io, e indubbiamente il confronto è pietoso, perché anche qui di nuovo vedete il valore migliore, 21,5, che si raggiunge nella migliore condizione di visibilità è quello che in Namibia si raggiunge all'orizzonte, quindi la differenza è abissale. Con i numeri ho cercato di darvi un'idea, però vi assicuro che ad occhio nudo si vede in una maniera incredibile. Ecco, qui c'è, tanto per darvi un'idea, con l'altezza sull'orizzonte, quindi qui a 0 siamo esattamente sull'orizzonte, e poi qui a 90 siamo allo zenith, come varia la luminosità. A 10 gradi sull'orizzonte il cielo della Namibia, quindi ha pochissimo, no? Un'altezza modestissima sull'orizzonte, il cielo della Namibia è come nelle nostre migliori notti, però allo zenith sulla verticale. Allora, adesso la parte, il menù, che cosa prevede ancora? La vista di alcuni oggetti del cielo australe, sono fotografie che vi farò ad alto ingrandimento, quindi vi farò vedere le foto poi
vi farò anche vedere degli ingrandimenti e poi il filmato timelapse che dura una decina di minuti. Allora, adesso passo a vedere la fotografia. Allora, la prima fotografia è la galassia NGC 5128, altrimenti detta Centaurus A, perché è una radiosorgente molto forte. Cioè questa galassia qua è una galassia ellittica che ha la particolarità di avere una grossa e vistosa banda di polveri scure lungo l'equatore, vedete questa zona qui. Ed è anche una potente radiosorgente. Quindi è stata identificata già da parecchio tempo come dai radiotelescopi come una sorgente di onde radio piuttosto potente, probabilmente sarà un coniglio, penso. La banda si vede anche visualmente nel telescopio. Si vede questo blob, questa palla luminosa, questa nuvoletta con questa banda qui in mezzo, si vede piuttosto bene. Questa qui è nella costellazione del Centauro, che da noi di fatto non si vede, se non un pochino, si vede parzialmente nel sud Italia. Da noi praticamente non si riesce a vedere perché è troppo basso. Dalla Sicilia, dall'Italia meridionale si invece si riesce a vedere, anche se chiaramente non bene come qua. Questa è stata scattata con il Takashi FS-152, che ha una focale di, mi sembra, 1200 mm, quindi un po' più di un metro di focale. Poi, ecco, questa è il centro galattico. Questa qui è una delle foto più belle che sono venute fuori e che mostra la parte, diciamo, centrale della galassia. Allora, questa ingrandita vale la pena perché si può vedere, cioè, il nucleo galattico è quello che praticamente la zona che avevamo in prima serata allo zenith, cioè sulla nostra verticale. Vedete che è una moltitudine incredibile di stelle e di nebulose. Questa qui, per esempio, non so se la riconoscete, la zona di Antares, dello Scorpione. Poi, vediamo un po'. Allora, qua mi sembra. Ah, qua. C'è il cavallino, anche se qua è meno, c'è la nebulosa oscura, la nebulosa pipa, e poi c'è il cavallino qua. Non so, vedete, è una, non so come si vede su, però è una incredibile, è una moltitudine di stelle incredibile in cui uno si può perdere, e anche di oggetti celesti, quindi quelle che vedete sono... Quelle scure sono nebulose oscure, poi ci sono gli ammassi stellari e ci sono anche le nebulose. Per esempio, allora vediamo un po' se si riesce a vedere, forse da sta parte qui. Queste qui sono, questa qui è la zona di Shaula, questa qui è Shaula, che è la zona dello Scorpione. Questo qui è M7, M6, poi ci sono le orme di gatto. Se vediamo un po' se si riesce a vedere, da sta parte ci dovrebbe essere, ecco. Questa qui è la nebulosa Aquila, la nebulosa Omega, e questa qui, non so se la riuscite a vedere, sono la nebulosa Laguna e M8 e la nebulosa Terfida. Poi, questi qui sono oggetti che si vedono anche da noi, però ovviamente si vedono molto peggio. Poi, ci sono tantissime nebulose oscure, in particolar modo questa qui, che è una cosa incredibile, è una nebulosa che si vede, si apprezza meglio, è la nebulosa oscura di polveri, che ha praticamente uno sbuffo e pare che sia, vedete qua, che si vede molto bene questo sbuffo qua, pare che sostanzialmente sia una nebulosa che è stata deformata in questo modo dalle radiazioni che provengono dal centro galattico. Il centro galattico è qua, è dietro queste nebulose oscure, qui la radiazione viene, diciamo, con i secoli, no? Con i milioni di anni viene proiettata e praticamente ha causato una dispersione di questa nebulosa qui. Questa, com'è? Domanda? Queste qui invece sono le tre stelle dello Scorpione, una, due e tre. Queste qui sono nebulose, queste qui si vede anche da noi, è sopra la zona di, questa deve essere dello Fiuco.
La teiera del Sagittario dovrebbe essere qui, però si confonde più o meno in questa zona qui. Quella che si vede dovrebbe essere questa qui. Questo qui praticamente è il manico del bricco. E poi queste qui sono le stelle, vedete? Queste qui sono le stelle del Sagittario, questa qui è la... Questa è la parte sopra del bricco, praticamente. Comunque è ancora incredibile vedere la moltitudine di stelle, e alcuni di questi oggetti qua si possono anche vedere tranquillamente al telescopio o anche al binocolo. Poi, la nebulosa Tarantola. Allora, questa qui è una nebulosa che ha una particolarità, è una nebulosa molto bella e ha la grossa particolarità di non essere una nebulosa della nostra galassia, ma è una nebulosa della grande nube di Magellano, quindi è una nebulosa fotografata in un'altra galassia. E anche qua contiene dentro regioni stellari di formazioni e stelle molto grandi, anche qui ci si può perdere nella quantità di stelle di nebulose che si riescono a vedere. Questa qui è un altro gioiello che non si vede dalle nostre parti, perché le due nebulose, la grande nebulosa di Magellano da sola ha talmente tanti di quegli oggetti che uno può passare due notti intere, non l'abbiamo fatto, a osservare solo quella, quindi trascurando tutto il resto della volta celeste, concentrandosi a vedere con il Dobson, con il telescopio a ingrandimento medio-alto, tutte le nebulose, tutti gli ammassi che da sola questa galassia può offrire. Mi spiace dirlo, ma nell'emisfero nord purtroppo non esiste niente di paragonabile. E vi assicuro che io sto cercando un po' di trasmettervi l'emozione che ho provato, però davvero l'emozione che si prova a vedere queste cose con i propri occhi a telescopio è veramente impagabile. Uno veramente si perde, basta girare il telescopio e ad ogni angolo trova qualche cosa da osservare su cui soffermarsi. Questa qui per esempio sono delle nebulose che di nuovo sono vicine a quella Tarantola di prima e che sono di nuovo nebulose prevalentemente di gas qui, sono zone di formazione stellare, sono tutte stelle giovani queste qui, stelle che si stanno formando, nuove stelle in generale. E di nuovo questo qui si tratta di regioni stellari che sono stelle non della nostra galassia ma sono della grande nube di Magellano. Quindi è un sistema che essenzialmente sono oggetti esterni alla nostra galassia. Queste pose qua, allora, avete visto che si tratta di pose mediamente, fotografie mediamente con posa che varia tra le 2 e le 4 ore. Ovviamente non un'unica posa, ma il risultato di tante pose scattate mediamente da 10 minuti l'una, poi che sono state sommate insieme e poi elaborate come si deve. La foto è stata scattata insieme agli altri tre amici, quindi è un lavoro di gruppo, la preparazione e anche l'acquisizione delle foto. L'elaborazione di queste foto è stata fatta da Lorenzo Comolli, che probabilmente voi due conoscerà, un fotografo di Tradate, che è molto bravo a fare questo genere di cose. Io qualcosa ho fatto, però devo dire che lui è molto più bravo di me, quindi va dato anche il merito di lui poi ad essersi, diciamo, aver sfruttato le sue capacità per produrre queste belle foto. Ecco, questa che è una cosa interessante, sono due massi globulari. Allora, questo qui è il confronto, cioè M13, l'ammasso globulare in Ercole, è considerato l'ammasso globulare più bello visibile nell'emisfero nord, cioè alle nostre latitudini, anche se poi ci sarebbe dire che M22 e Sagittaria non è nemmeno, anzi in realtà più bello, però diciamo che M22 è talmente basso sull'orizzonte che in generale si considera M13 come il più bello in assoluto. Ed è stato fotografato per confronto a quello riportato sulla destra. A sinistra invece c'è Omega Centauri. Siccome la foto è stata fatta con lo stesso strumento, vi potete rendere conto della differenza di dimensioni fra i due oggetti. Cioè,
in diametro Omega Centauri è circa il doppio di M13, che è la massa globulare più bella visibile dall'occhio nudo. Vedere Omega Centauri al telescopio è un'altra di quelle visioni che toglie il fiato, perché uno si perde nelle migliaia di stelle che si vedono, e in confronto M13 ti sembra una cosa veramente, un po' una schifezza in confronto. La distanza è il mio massimo, cioè perché? Allora, adesso di preciso non lo so, allora sicuramente Omega Centauri è più vicino di un bel po', quindi a livello assoluto, cioè come dimensioni assolute, potrebbero essere paragonabili, però Omega Centauri è più vicino. Infatti Omega Centauri si vede ad occhio nudo come una stella di magnitudine 3,5-4, quindi potrebbe, se fosse visibile alle nostre latitudini, potrebbe anche essere visibile ad occhio nudo, però con una piccola nuvoletta, di fatto non la si distingue da una stella. Invece poi, quando uno lo guarda col telescopio, si rende conto della differenza. L'altro ammasso molto bello che si può vedere nell'emisfero sud, vicino alla piccola nube del Magellano, è 47 Tucane, che è una via di mezzo tra sti due, cioè è più bello di M13 e un po' più modesto di Omega Centauri. Anche qui, come potete vedere, ci si può perdere in tante stelle che ci sono. E tra l'altro noi, in realtà, per rendere giustizia all'oggetto originale, bisogna fotografarlo a focali maggiori, cioè con un ingrandimento maggiore. Noi però vabbè, questo strumento che avevamo a disposizione, quindi questo abbiamo usato, però la differenza è abissale. Successivamente, l'anno scorso, abbiamo fatto una prova, c'è cioè, poi sulla pagina di Lorenzo Pomoli, sulla pagina internet, c'è il confronto di tutti gli ammassi globulari che abbiamo visto, quindi M13 più Omega Centauri, M22 e 47 Tucane messi in fila, e il risultato è che chiaramente, tra l'altro scattati con lo stesso strumento, quindi, e con la stessa macchina fotografica, quindi con condizioni paragonabili, e il risultato è che il migliore dei nostri è il più scarso di tutto il gruppo. Il migliore che si può vedere alle nostre latitudini è il più scarso di tutto. Qui Omega Centauri visto, diciamo, da solo, con la sua quadratura, quindi nell'inquadratura che gli rende giustizia in un campo più ampio. Questo qui è una posa di un'ora e mezzo, cioè in realtà posa da 10 minuti per un totale di un'ora e mezzo. Questa è, ci sono nebulose ad emissione, riflessione, nebulose oscure nella zona di Antares. Questa qui è una regione del cielo che si può vedere anche, questa non si vede ad occhio nudo, cioè si vedono alcuni oggetti, ma tutti i colori e tutti gli oggetti bisogna fare delle foto lunga apposa. Ci ha anche stupito la facilità con cui siamo riusciti a ottenere fotografie di qualità, quindi con tanti particolari, con tanti colori, anche degli stessi oggetti che si vedono dalle nostre parti. Quindi il fatto di vederli più alti sull'orizzonte e vederli con un cielo così puro permette da soli comunque di ottenere delle foto migliori degli stessi oggetti rispetto a quanto si possa ottenere dalle nostre parti. E anche qua vi faccio vedere una vista da vicino. Come potete vedere qui i colori e i particolari si... Probabile che i colori siano un pochino alterati rispetto a come li vedo io, però mi sembra, vedendolo da qui, che comunque renda, il suo effetto lo renda. Vedete che sono nebulose di emissione, nebulose oscure, come potete vedere, è da dire, per chi non è abituato all'osservazione e alla fotografia, c'è da dire che la maggior parte, tranne qualche raro caso, la maggior parte di questi colori si vedono soltanto in fotografia e non ad occhio nudo. Perché? Perché si tratta comunque di oggetti molto deboli, la cui luminosità non è sufficiente. Noi quando guardiamo, a parte gli oggetti più luminosi in assoluto, che però sono una manciata, tutti gli altri, quando li guardiamo ad occhio nudo, li guardiamo al telescopio, li vediamo, non so se avete mai, voi ci fate caso, se andate in casa magari di notte, con un pochino di luce fiocca non si vede il colore, si vede tutto in bianco e nero. E i colori si cominciano a vedere soltanto quando la luce ambientale supera una certa soglia e permette di attivare la percezione dei colori con le cellule sensibili che si chiamano, mi sembra, i coni, se non sbaglio. E mentre quelli cosiddetti le cellule che ci danno la visione al buio, che si chiamano bastoncelli, sono sensibili più alla luminosità, però non sono sensibili al colore. Quindi
viste ad occhio nudo, essenzialmente appaiono come dei batuffoli in bianco e nero, però con parecchi particolari, però i colori, la precisione dei colori si può apprezzare soltanto negli oggetti più luminosi. Per esempio, M42 è una di queste, una delle nebulose, la grande nebulosa di Orione, è una delle nebulose in cui si può vedere un po' di colore. L'altra in cui si può vedere piuttosto bene è la nebulosa di Eta Carina. Questa foto qui, tra l'altro, è stata un mosaico, quindi non è un'unica foto, ma sono due foto, per un totale di 5 ore e 40 minuti, che come vedete si tratta di tempi di posa molto lunghi. Questa è la piccola nube di Magellano, l'alta galassia irregolare, satellite della Via Lattea. E questa offre moltissime stelle, quindi è un brulicare di stelle incredibile, però dal punto di vista degli oggetti visibili, delle nebulose, la grande nebulosa di Magellano è più spettacolare. Anche questa però naturalmente è veramente un bellissimo vedere al telescopio, come potete vedere anche dalla moltitudine di stelle che si vede. Accanto alla piccola nube di Magellano si può vedere l'ammasso 40 globulare, 47 Tucane, che ha una caratteristica rispetto a M13 e rispetto anche a Omega Centauri che vi ho fatto vedere prima, ha un nucleo molto più concentrato, quindi è una cosa, una particolarità stranissima, lo vedete anche in fotografia, c'è una parte centrale molto densa che, nelle quali praticamente le stelle, anche alle alto ingrandimento, praticamente non si riescono a distinguere. Mentre negli altri, quando uno li vede al telescopio e riesce a contare le singole stelle, di questa parte qui, nel nucleo, praticamente le stelle non si riescono a contare. Invece, si riescono a contare più si va verso l'esterno, quindi ha questa particolarità di avere la parte centrale estremamente condensata. Come potete vedere, questo qui è un ammasso globulare che in realtà appartiene, diciamo, prospetticamente si colloca, quindi non è esterna alla nostra Via Lattea, però ancora nell'ambito gravitazionale, nel campo gravitazionale della nostra Via Lattea, quindi praticamente sta tra noi e la piccola nube di Magellano. Gli ammassi globulari in generale sono distanti mediamente intorno a qualche migliaia di anni luce, poi ci sono quelli che sono più vicini e magari quelli più lontani sono anche distanti, quelli visibili sono anche distanti 15-20 mila anni luce. Le due nubi di Magellano sono le due galassie più vicine alla nostra, orbitano intorno alla nostra e sono distanti la grande 170 mila anni luce, la piccola 200 mila. Quindi, per dare un'idea, l'ordine di grandezza è circa 10-20 volte più distante della media delle masse globulari. La nostra galassia la Via Lattea si ritiene che abbia un diametro di circa 70 mila anni luce più o meno, una cosa così. Poi le stime sono abbastanza approssimative, quindi non si può prendere, diciamo, una precisione incredibile in queste foto. Questa è la grande nube di Magellano e è veramente incredibile, adesso se riesco a ingrandirla, questa qui è un po' grossina, quindi ovviamente ci metto un po' a caricarla. Allora, vediamo un pochino se si riesce a... Ecco. Vediamo un po' se mi ingrandisce. Che non ingrandisce? Ah, perché 9000 pixel, Questa foto qui è 9000x9000 pixel, quindi è praticamente, eccola, la fine è arrivata. Guardate la quantità di oggetti, di stelle che si possono vedere in questa fotografia qui. È una cosa che uno si potrebbe perdere ore a vedere tutte. E poi, a un certo punto, c'è anche la nebulosa Tarantola, che è quella che vi ho fatto vedere prima. Quindi questa è la dimostrazione che questa nebulosa che vi ho fatto vedere nella foto precedente è una nebulosa che sta in un'altra galassia. Pare che sia questa nebulosa qua sia, non so se mille anni luce di diametro, è una cosa incredibile. Cioè è un oggetto enorme che se stesse alle distanze paragonabili alle nostre
Adesso in Abruzzo probabilmente illuminerebbe mezza volta celeste. Guardate qua, ci sarebbe da perdersi, adesso io così vi ci sto portando per mano un po', diciamo, così, per farvi vedere un po' quasi a caso, no? Per far vedere la moltitudine di stelle e di oggetti che si possono vedere. Una domanda, bellissimo, quelle stelle gialle che si vedevano nel, diciamo, nella grande nube di Magellano, sì, potrebbero essere, diciamo, stelle molto più vicine, cioè che semplicemente in prospettiva, cioè. Allora, alcune sì, però non tante, per un motivo, perché le due nubi di Magellano sono collocate in una zona della volta celeste in cui è lontana dal piano galattico, per cui si tratta di zone dove comunque ci sono pochissime stelle. Quindi la risposta è certamente alcune di queste stelle sono stelle, diciamo, della nostra Via Lattea, quindi molto più vicine a noi, però una buona parte sono locali. Probabile che le più luminose appartengano alla nostra galassia. Bisognerebbe nella fattispecie vedere, io chiaramente non posso sapere a memoria tutti i nomi o tutte le distanze, però è probabile che una buona parte sia, una discreta parte delle stelle più luminose che si vedono in questa foto qui siano, appartengano alla nostra galassia. Però non tutte, ecco, ce ne sono comunque alcune che appartengono sicuramente a quella. E comunque tutte, la stragrande, il 99% delle più piccole che vedete sono tutte della galassia esterna. Sono, perché ripeto, nella nostra galassia sono le foto che vi ho fatto vedere prima del centro del nucleo galattico eccetera, dove si vedono le foto della nostra galassia. Invece queste qui, che stanno per fortuna in una zona di cielo in cui lontana dal piano galattico nostro, le stelle della nostra galassia che si vedono per fortuna sono poche, quindi si possono ammirare meglio gli oggetti che stanno al di là della Via Lattea. Queste sono le due nebulose che si chiamano orme di gatto, soprattutto perché una, questa qui, somiglia veramente alla zampa di un gatto, anche se naturalmente non c'entra nulla. Queste qui sono nebulose a caso, nebulose strettamente di idrogeno ionizzato, in cui si stanno formando nuove stelle. Quindi alcune di queste stelle che vedete dentro sono stelle relativamente giovani dal punto di vista delle scale temporali della formazione stellare, quindi sono mediamente stelle che possono avere alcuni milioni di anni, alcuni milioni o alcune decine di milioni di anni, quando mediamente il Sole, tanto per darmi un'idea, c'ha 4 miliardi e mezzo di anni. Quindi sono stelle che sulla scala dell'evoluzione di una stella sono estremamente giovani. Queste per esempio stanno in una zona della Via Lattea, verso il centro, che vi ho fatto vedere prima, quando vi ho fatto vedere la zona della Via Lattea completa, il nucleo galattico, vi ho fatto vedere anche questa nebulosa qui, ed è invece queste stelle qui sono praticamente, direi, tutte appartenenti alla nostra Via Lattea, quindi alla nostra galassia, sono stelle che sono, diciamo, relativamente vicine a noi, mentre quelle della grande nube di Magellano sono stelle che sono al di là dei nostri confini della galassia. Questa qui è nebulosa IC4728, sempre nello Scorpione, nella zona più bassa che da noi rasenta praticamente l'orizzonte. C'è da dire che Omega Centauri si può vedere fotografare dal sud Italia, anche se arriva a pochi gradi sull'orizzonte, quindi chiaramente non si può ammirare così bene come si può fare a quella latitudine. Anche comunque, come potete, la quantità di oggetti e di nebulosa che si può vedere è davvero abbastanza fiato. Questo che era rimasto aperto. Questa è la nebulosa di Eta Carinae. Questa è la nebulosa della nostra galassia e ospita una stella Eta Carinae che è considerata una delle stelle più luminose e più massicce che esistano. Questa è una nebulosa che, vista soprattutto con i filtri opportuni, in particolar modo con un ossigeno terzo, si riescono ad apprezzare ad occhio nudo, cioè col telescopio, ma comunque senza macchine fotografiche, i particolari della nebulosa quasi come le vedete in questa fotografia, perché è molto molto luminosa e quindi mettendo un filtro, aumentando il contrasto, si riescono ad apprezzare con i nostri occhi quasi, diciamo, un dettaglio, una quantità di dettagli paragonabile a quelle che si potete vedere in questa fotografia. Davvero, davvero, veramente. Nonostante, tra l'altro, noi l'abbiamo vista con un po' di handicap perché era molto bassa sull'orizzonte. Questa è la massa M6,
qui siamo nello Scorpione, M6 si può vedere anche alle nostre altitudini, però la visione è decisamente penalizzata dalla bassa altezza sull'orizzonte. Qua invece è, trovandocela proprio sulla verticale, è la collocazione ideale, quindi vedete i risultati parlano da soli, ecco. Non direi che non ci sia. Vi lascio un po' navigare con lo sguardo, con la fantasia in queste stelle qui, perché diciamo, io lo trovo veramente bellissimo. Adesso vediamo come si vede. Molto appassionante. Sì, è una cosa, poi appunto il fondo cielo dove non ci sono stelle è di un buio nero pecchio. E si distinguono bene i colori delle stelle, più calde e meno calde. Beh sì, queste ovviamente nelle fotografie sì, ad occhio nudo insomma sono soltanto le stelle più luminose. Questa nebulosa a testa di strega, una nebulosa riflessione. La Witch Nebula. Anche qua potete vedere. Allora, le foto sono finite, ce ne sarebbero state anche tante altre, però non vi voglio, diciamo, tediare. Finiamo con il filmato. Questo è una decina di minuti e niente, vedrete voi, perché insomma per il resto parla da solo. C'era la musica, quindi adesso lascio la parola alle fotografie e al filmato. Il binocolo.
Orione, perché adesso puntava verso sud, quindi puntava verso il polo sud celeste, per cui è girato la rovescia. Esatto, vedete? La cosa particolare dell'emisfero sud è che non c'è una stella luminosa con la polare a indicare il polo. Thank you.
praticamente simili, praticamente non se ne vedono. Qualche satellite sì, ma i re no. Diciamo non ce ne sono di particolari, però qualche meteoro ogni tanto sicuramente c'è. Se fa pagare abbastanza, perché un osservatorio costava probabilmente 50 euro al giorno. Quindi insomma, però ecco, noi eravamo in 5, quindi con questo siamo riusciti a dividerci nelle spese. Alla fine una dozzina di giorni lì, quindi 10 giorni più di altri, 13 giorni di viaggio, ci sono costati poco più di 2.000 euro.
testa, 2005, compresi gli anni extra, diciamo. Adesso i prezzi sono un pochino aumentati, quindi uno dovrebbe pensare, forse qualche centinaia di euro, però insomma, ne valsa la pena, ecco. Cioè, io sono tornato con un ricordo.